un neonato a Trapani per una sospetta sepsi, istituita dall'ASP una commissione di verifica interna per scoprire le cause del decesso. Un arresto e due denunce nel weekend da parte dei carabinieri di Mazara del Vallo. Stamattina è stata completata la bonifica dall'area di via Peppino Impastato a Mazara. Sempre a Mazara, nei confronti di un anziano mazzarese, sventata una truffa. Attenzione a tre truffatori. Tre importanti opere pubbliche in via di completamento nella città di Partanna, lo rende noto il sindaco Catania. Esordio con vittoria per il neotecnico gialloblu Massimiliano Mazara. Ben ritrovati e buon inizio settimana dal TG8 Informazione. In apertura parliamo del terribile fatto accaduto ieri presso l'ospedale di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove a 26 ore dalla nascita un neonato è deceduto per una sospetta sepsi neonatale fulminante. Il bambino era nato con un parto naturale senza alcuna complicazione e alla nascita tutti i parametri erano nella norma. Dopo circa 6 ore sono alzati gli indici infettivi ed è intervenuto il neonatologo praticando la terapia antibiotica, ma nonostante questo il neonato espirato. Appresa la notizia, il commissario dell'ASP Trapani, Giovanni Bavetta, ha istituito una commissione di verifica interna alla luce di quanto verificatosi ieri per acquisire ogni dato utile onde accertare l'eventuale sussistenza di carenze assistenziali. A far parte di questa commissione il direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'ASP, Pietro Di Stefano, Maria Carmela Riggio, risk manager dell'ASP, Domenico Messina e Vincenzo Portelli, rispettivamente capi Dipartimento Servizi e Malattie Infettive dell'azienda. I controlli dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo nel weekend hanno portato a due arresti ed una denuncia. Vediamo. Continuano in maniera serrata i controlli dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo che nel weekend appena trascorso hanno intensificato i servizi esterni. Nella giornata del 28 gennaio i militari dell'aliquota radiomobile guidati dal maresciallo maggiore Vincenzo Fontana hanno tratto in arresto Pierangela Sanfilippo, mazzarese, trentenne, che sottoposta agli arresti domiciliari è stata trovata fuori dalla propria abitazione dalle pattuglie dei carabinieri impegnate nei servizi di controllo del territorio, violando così le prescrizioni imposte dal giudice. Data la palese violazione, è stata tratta in arresto e ristretta presso le camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Mazara in attesa del rito direttissimo presso il competente tribunale che è previsto per la giornata odierna. I militari della stazione di Mazara hanno deferito inoltre PA, trentenne mazzarese, che sottoposto a un controllo di polizia rivolgeva all'indirizzo dei militari operanti minacce e pesanti ingiurie, motivo per cui è stato denunciato all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. A Campobello di Mazara, invece, i carabinieri della locale stazione, guidati dal luogotenente Bonura, a seguito di mirate attività, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura della Repubblica e scaturita dall'aggravamento di una precedente misura cautelare, quella dell'allontanamento dalla casa familiare, divieto di frequentazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un cittadino campobellese di 28 anni, BF, queste le sue iniziali. Con il precedente provvedimento il giudice aveva imposto al giovane di non avvicinarsi più ai luoghi frequentati dalla vittima, ma le prescrizioni non sono state rispettate dal ragazzo, per cui è stato necessario applicare la più restrittiva delle misure. Questa mattina per l'ennesima volta è stata bonificata l'area libera antistante la scuola di via Peppino Impastato, un'area diventata ricettacolo di ogni genere di rifiuto nella quale erano presenti rifiuti di ogni tipo. Il sindaco Nicola Cristaldi ha detto che, qualora ancora qualcuno non lo sapesse, gli ingombranti vanno conferiti presso il centro comunale di raccolta di via Marsala, che è attivo ed efficiente e in più a costo zero per l'utente. Il conferimento dei rifiuti ingombranti
ristoranti, avviene previa prenotazione telefonica ai numeri telefonici 800 550 811 per chi chiama da rete fissa, oppure 392 4978 597 per chi chiama da rete mobile, oppure prenotando il ritiro all'email ufficio.entrate@comune.mazzaradelvallo.tp.it. Ci spostiamo a Marsala, dove la polizia della città lillibetana ha avviato una serie di controlli nei punti nevralgici del centro storico. Uno di questi posti è la via Fici, traversa di via 11 Maggio, dove nelle scorse settimane era avvenuto quel pestaggio. La polizia aveva programmato dei controlli a sorpresa nella zona per identificare i ragazzi e verificare se assumevano droghe o se indossavano il casco mentre giravano con lo scooter. Uno di questi ragazzi si è scagliato con lo scooter proprio contro un agente di polizia, colpendolo in pieno e diciamo necessitando così il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Borsellino. Il giovane, per motivi ancora non chiari, ha ferito anche una ragazza. L'identità del giovane, che è stato ovviamente fermato dai colleghi dell'agente ferito e arrestato per violenza e lesione a pubblico ufficiale, l'identità non è stata resa nota. Rimaniamo a Marsala, dove il GIP del Tribunale ha prosciolto due impiegati del comune di Partanna per il quale era stato chiesto il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio. Il GIP del Tribunale di Marsala, Riccardo Alcamo, ha prosciolto all'esito dell'udienza preliminare due capi settore del comune di Partanna, l'architetto Federico Accardo e il funzionario Giuseppe Battaglia, per i quali il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio per il reato di abuso d'ufficio. La vicenda ebbe inizio quando il comando di polizia municipale del comune di Partanna chiese alla procura di Marsala di accertare le modalità di utilizzo dei fondi relativi al progetto Terramare 2011, sospettando possibili irregolarità. La procura della Repubblica delegò l'attività di riscontro alla Guardia di Finanza di Castelvetrano, che all'esito dell'acquisizione di numerosi documenti e all'audizione di vari dipendenti del comune di Partanna ritenne illegittima l'elargizione di parte dei fondi a due impiegati, i quali, equiparati ai dirigenti, non avrebbero avuto alcun diritto alla percezione di compensi accessori. A distanza di 5 anni dall'adozione della delibera incriminata, il GIP adesso ha assolto con formula piena i due capi settore, ritenendo evidente la prova dell'assoluta regolarità del loro operato, anche in considerazione della mancanza di intenti favoristici assolutamente necessari per integrare il reato di abuso d'ufficio. Uno dei due imputati era già stato denunciato 3 volte nello stesso periodo, sempre dalla Polizia Municipale, ed oggi arriva la sua terza assoluzione. L'evento Terramare era stato finanziato dalla Comunità Europea per la promozione dei prodotti ittici ed agricoli della provincia di Trapani. Il progetto aveva ottenuto un importo di 500.000 euro, di cui 20.000 euro erano stati destinati ai dipendenti comunali di Partanna. Destinatario delle somme, il responsabile del progetto era Federico Accardo, mentre Giuseppe Battaglia, responsabile del settore personale del comune, non aveva ricevuto nessuna somma per il progetto, ma aveva firmato la liquidazione in favore del professionista e di un altro tecnico non imputato. Quest'ultimo, assolutamente incensurato, non aveva mai avuto problemi con la giustizia. La procura aveva contestato le liquidazioni dei tecnici, ritenendo che trattavasi di capi settore e la loro retribuzione copriva qualunque indennità. L'avvocato Gianni Caracci, legale dei due assolti, ha così commentato: le sentenze di questo tipo sono importantissime perché creano un clima di maggiore serenità presso i dipendenti con funzioni dirigenziali, solitamente eccessivamente impauriti dall'intervento della Corte dei Conti e della procura, al punto da ritardare, se non addirittura bloccare, le attività amministrative perfettamente legittime, con danno per l'intera cittadinanza. La storia della casa di riposo Giovanni XXIII di Marsala potrebbe finire qui. Il commissario straordinario dell'IPAB, Franco Mannone, nominato un anno fa dalla Regione, ha adottato la delibera con la quale ha chiesto l'estinzione della struttura. Una decisione amara e sofferta, dice Mannone, ma sono stato obbligato dalla legge 22 dell'86 ad avviare lo scioglimento dell'IPAB. L'IPAB è da anni sommersa dai debiti, il personale vanta 20 mesi di stipendi arretrati e da anni protestano contro l'inarrestabile crisi. Una volta era il fiore all'occhiello delle strutture per anziani nel territorio, ma dal 2007 ad oggi gli anziani ospiti sono passati da 96 a 30 a fronte di una disponibilità di 128 posti. A mettere in ginocchio la Giovanni XXIII anche la mancata copertura finanziaria che doveva essere garantita dalla Regione Siciliana. 3 uomini con uno stratagemma hanno tentato di truffare un anziano
che lo ha denunciato, oltre che Carabinieri, anche alla nostra emittente. Vi raccontiamo cosa è accaduto e vi invitiamo alla massima attenzione. Una segnalazione è arrivata in redazione da parte di un nostro ascoltatore, l'anziano Diego Maielli, che ci segnala un tentativo di truffa perpetrato da 3 uomini nei suoi confronti. Qualche giorno fa, mentre si trovava su una panchina del lungomare Mazzini, è stato avvicinato da un tizio, presentatosi come un ufficiale di marina, sbarcato da una nave attraccata al porto di Trapani, che si trovava in possesso di 4 diamanti di valore che aveva preso ad Amsterdam. Dovendo tornare urgentemente a Trapani, chiedeva di poter vendere i diamanti e chiedeva informazioni su un gioielliere. Durante il colloquio con Maielli si avvicinava un uomo che, dopo aver ascoltato casualmente quanto accadeva, si rendeva disponibile ad andare a cercare un gioielliere amico. Dopo un po' arrivava uno pseudo gioielliere che, vedendo i diamanti, ne verificava l'autenticità e il grande valore. Un accordo trovato per la vendita ad un prezzo stralciato di 14.000 euro e si allontanava per andare a recuperare la somma. Al ritorno sosteneva l'uomo che la cifra a cui poteva arrivare era di 9.000 euro e pertanto chiedeva al Maielli di mettere a disposizione la differenza per un affare incredibile di cui si sarebbe pentito. Gli è stato chiesto dove si trovasse il proprio istituto di credito per andare a effettuare immediatamente un prelievo, poiché l'ufficiale di marina aveva i minuti contati per poter rientrare a Trapani e riprendere il mare con la propria nave. Fortunatamente Maielli non ha abboccato al tranello dei 3 compari. Sembra che i 3 uomini avessero tentato di truffare altre anziane mazzaresi, ma speriamo che nessuno abbia abboccato al tranello. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione, perché i truffatori cercano sempre di individuare le fasce più deboli, soprattutto gli anziani che si trovano da sola. Non fidatevi di persone che cercano di proporre affari straordinari o che cercano di entrare in casa con le scuse più varie, fingendosi operai dell'Enel, del gas o della Telecom o di altre compagnie. In questi casi, se dovesse accadere, chiamate sempre le forze dell'ordine. Sono iniziati stamane i lavori di realizzazione e messa in sicurezza di un tratto stradale della via Madonie, interessato da un avvallamento che coinvolge una superficie di 130 metri quadri a Mazara. La ditta Voti Antonio di Marsala, aggiudicataria della relativa gara, con ribasso del 21% su un importo a base d'asta di 54.000 euro escluso IVA, ha aperto il cantiere. Il progetto, redatto dal geometra Gangitano, che è anche responsabile unico del procedimento, prevede la realizzazione della fondazione stradale con tube NAN di cava, fornitura e collocazione dell'orlatura del marciapiede, sottofondo e pavimentazione dei marciapiedi, installazione del corpo illuminante e infine l'asfalto nel tratto di strada interessato. E sempre a proposito di opere pubbliche, ci spostiamo a Partanna, dove il sindaco Nicola Catania fa sapere che sono addirittura d'arrivo 3 importanti opere pubbliche. Ridare nuova vita e dignità ad alcuni pezzi di storia cittadina, questo è l'intento dell'amministrazione comunale di Partanna, guidata dal sindaco Nicola Catania, per il recupero e la riqualificazione di importanti simboli della comunità come la Chiesa Madre, il Cineastro e la Villa Comunale intestata a Ritatria. Sono infatti in fase di completamento i lavori di restauro conservativo e di riqualificazione dell'edificio di culto del 1676, ricostruito dopo il terremoto del 1968. In via di ultimazione anche i lavori del Cineastro, secondo il progetto di acquisizione e ristrutturazione finanziato internamente dall'assessorato regionale alle infrastrutture con i fondi del PAC per 1.300.000 euro, 450.000 euro per l'importo dei lavori e 850.000 euro per somme a disposizione dell'amministrazione, l'immobile diventerà un centro di aggregazione sociale con annesso auditorium. A darne notizia è lo stesso Nicola Catania, con una nota diffusa agli organi di stampa. La riqualificazione del Cineastro, ottenuta in seguito all'accordo raggiunto con i proprietari, gli eredi della famiglia Giacomarro, ha commentato Catania, permetterà alla cittadina di riappropriarsi di un edificio simbolico e significativo per la comunità. In aggiunta ai lavori programmati inizialmente con il recente assestamento di bilancio del novembre scorso, sono state stanziate anche le somme per il restauro del prospetto principale, che non erano previste inizialmente. Si avvia infine al completamento anche l'ultimo stralcio dei lavori di sistemazione della Villa Comunale Ritatria. Gli interventi, realizzati interamente con fondi comunali per un importo complessivo di 40.000 euro, consentiranno di
restituire questo importante polmone verde alla comunità e alla fruizione quotidiana dei cittadini di stare attaccati alla zona playoff. Ed apriamo l'ampia pagina sportiva che caratterizza l'edizione del lunedì. Parliamo di calcio a 5, pesante sconfitta per il Marsala Futsal sul campo del Palermo Futsal Engineers per 11-4 nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Un Marsala poco incisivo e disattento che dopo un primo tempo soporifero, chiuso sotto di una rete con il punteggio di 3-2 per la squadra di casa, è letteralmente crollato nella ripresa. È sconfitta molto simile a tante altre, sia nel punteggio che nell'andamento della gara, quella patita invece della Sigel Volley Marsala che ieri pomeriggio a Ravenna contro la Conad Olimpia Teodora ha perso 3-1. Dopo aver vinto brillantemente il primo set, le azzurre hanno ceduto alle distanze ai padroni di casa. Quarta sconfitta consecutiva anche per la Lighthouse Trapani che si arrende al Siena per 90-76. Vittoria meritata quella dei ragazzi di coach Mecacci che hanno impresso un ritmo indiavolato al match e che si sono portati addirittura nell'inizio del terzo quarto sul più 23, 55-32. Da qui però è blackout con Trapani che comincia a crederci, un parziale 19-0 si riporta sotto a meno 4 ma Siena con un break di 9-0 riesce a chiudere l'incontro. È una buona prestazione invece per i ragazzi della Pallavolo Mazara 95 che infliggono un netto 3-0 agli atleti dell'Athlon Pace del Mela dopo 1:10 di gioco. Prime azioni che denotano nervosismo in entrambi i sestetti, ma fino al 22 pari almeno. Poi cambio in regia di Mister Stuardo che ricorre al veterano palleggiatore Nino Stuardo per completare il set e vincere 25-23. Negli altri parziali, complice la palestra piena, i ragazzi mazzaresi hanno giocato ancora in maniera più esplosiva, non concedendo nulla ai messinesi. È davvero grande prestazione per tutti gli atleti scesi in campo in questa gara di Coppa Sicilia. Torna il campionato dalla prossima settimana con la trasferta in casa del Volley Palermo. Nel weekend appena trascorso si è giocata la 19ª giornata del campionato di eccellenza, è tornato alla vittoria il Mazara, vediamo. Si è giocata la 19ª giornata nel campionato di eccellenza siciliana, girone A, questi i risultati: Licata Atletico Campofranco 1-0, Castelbuono Dattilo Noir 0-1, Parmon Valcanicati 0-0, Alba Alcamo Cus Palermo 3-2, Casteldaccia Caccamo 0-3, Mazara Monreale 3-2, Mussomeli Camarat 2-2, Profavara Marsala 1-2. Per effetto di questi risultati, Licata e Marsala a pari punti conducono con 41, Dattilo Noir 40, Canicattì 35, Mazara e Parmon Val 34, Caccamo 33, Cus Palermo e Alcamo 26, Castelbuono 21, Profavara 20, Camarat e Monreale 18, Campofranco 17, Mussomeli 15, Casteldaccia 4 punti. Si giocherà nuovamente domenica 4 febbraio con la 20ª giornata. Il Mazara giocherà in trasferta a Cammarata. Dopo due sconfitte consecutive nel recupero con il Castelbuono e nella gara con il Cus Palermo, il Mazara del neo allenatore Massimiliano Mazara ritrova quindi la vittoria nella gara interna contro l'Ostico Monreale. Una settimana chiacchierata in casa canarina per via dell'interruzione del rapporto con il tecnico Totò Brucculeri, con il capitano Palazzo e il vice capitano Licata. Ma il Mazara comunque ha saputo trarre meglio dal nuovo impulso allevato dall'allenatore, disputando un ottimo primo tempo, andando 3 volte a segno e sciorinando un bel calcio. I canarini sono calati poi nella ripresa e il Monreale ne ha approfittato, andando addirittura vicino al pareggio. La vittoria consente ai canarini di stare attaccati alla zona playoff. Abbiamo visto alcune immagini, adesso vi lasciamo però agli highlights della gara vittoriosa del Mazara e alle interviste. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
Due squadre chiamate ad una svolta per provare a correggere un'andatura in campionato fin qui non propriamente soddisfacente. È tutto pronto sul sintetico del Nino Vaccara, a toccare il primo pallone sarà il Monreale quando il direttore di gara, il signor Michele Giordano di Palermo, emetterà il fischio che arriva in questo istante. Comincia allora il match di questa 19ª giornata fra Mazzara e Monreale. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. Monreale che schiera Ilardi fra i pali, poi Filpo, Zangara, Zammiti, Canzoneri, Esposito, Gastone, Morello, De Luca, Russo e Daniele Nuccio, il bomber di casa Monreale. Questa è la formazione scelta da mister Marramaldo, mentre il Mazzara risponde con Dolenti fra i pali, poi Grippi, San Martano, Accetta, Baiata, Ciancimino, Di Mercurio, Sciara, Cortese, Rosella e Gomez. Eccolo qui il numero 11 che ha la possibilità di disegnare il traversone, subito allontanato dal Monreale che riesce a tenere il pallone in campo, pallone riconquistato da Totò Accetta con l'esterno del piede destro. Dalla parte opposta c'è la possibilità per Di Mercurio, il pallone rimesso al centro, Gomez cambia il parziale allo stadio Nino Vaccara di Mazzara dopo appena 48 secondi. Un'azione corale della truppa canarina, 5 giocatori del Mazzara all'interno dell'area di rigore, chiama lo schema Accetta, è praticamente un blocco quello del Mazzara. Sono salite le torri, è salito anche Girolamo Ciancimino. Ecco il traversone direttamente sulle mani di Ilardi, poi Rosella, la conclusione a fil di palo, il destro preciso di Angelo Rosella che non lascia scampo ad Ilardi. Buona la giocata di Grippi, ancora Grippi, è schierato però il team del Monreale, poi c'è il traversone di Grippi, fallo di mani, calcio di rigore. Il respiro di Cortese, il passetto va a Cortese, il sinistro preciso, chirurgico di Roberto Cortese. Ilardi intuisce ma non riesce ad arrivare per tempo. Mazzara 3, Monreale 0. Ciancimino, Gomez in palleggio complicando un po' la vita al compagno di squadra. De Luca per Morello, zona tiro, invece preferisce il suggerimento. Attenzione, Nuccio, la girata, la parata in due tempi da parte di Gaetano Dolenti. Morello, la gioca in verticale per Nuccio, c'è un contrasto all'interno dell'area, calcio di rigore. Daniele Nuccio contro Dolenti, va Nuccio la conclusione, match nuovamente riaperto. Va Morello con il destro, c'è un grande gol di Filippo Morello. Tocca ma non basta Gaetano Dolenti, e qualche minuto fa Filippo Morello con una partita adesso in bilico. Attenzione, Walter Esposito, il numero 6, mette il pallone per Morello, un calcio di rigore in movimento sciupato clamorosamente da Filippo Morello. Sta per scoccare il 90esimo, mancano 10 secondi al 90esimo e la porta del Monreale è sguarnita. Ilardi è all'interno dell'area di rigore avversaria. Il pallone all'interno, la conclusione volante da parte di Canzoneri. Mazzara 3, Monreale 2, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio. Mazzara batte Monreale 3-2. Questa è la sequenza delle reti, Gomez, Rosella e Cortese nel primo tempo, quest'ultimo dal dischetto, così come dal dischetto aveva provato a riaprire la partita sui minuti finali del primo tempo Nuccio. Nel corso della ripresa, a metà inoltrata della ripresa, Filippo Morello con una bella prodezza balistica aveva portato il Monreale sul 3-2, ma i sogni si sono infranti al 94esimo con il triplice fischio del direttore di gara. Mister, un esordio positivo, arrivano i tre punti che sono quelli che più contavano, ma una prestazione che sicuramente merita di essere attenzionata con un po' di dovizia di particolare. Nel secondo tempo la partita è stata riaperta quando il risultato sulla 3-0 sembrava ormai definitivo. Sì, diciamo una partita da due volte, il primo tempo sicuramente padrone del campo, abbiamo tra l'altro fallito parecchie occasioni. Poi è iniziata un po' la paura di vincere, i ragazzi ancora non sono, diciamo, dopo le partite che hanno avuto in Coppa Italia così ravvicinate, ancora non si sono ben ripresi. Il fatto anche psicologico che venivamo da tre sconfitte, compresa la Coppa, consecutive, tutte queste ragioni chiaramente ci hanno fatto un po' calare nel secondo tempo. Hanno trovato il gol, diciamo che nel secondo tempo avevamo rischiato quasi nulla. Però insomma dal calcio piazzato è venuto il gol. Chiaramente il Monreale è una squadra che non molla mai, di complimenti anche al Monreale che anche se stavano sotto di tre gol non hanno mai mollato, quindi
e lì chiaramente gli ultimi minuti abbiamo sofferto un po', anche se non abbiamo più lasciato nessuna palla gol. Sicuramente chiaramente dobbiamo recuperare un po' fisicamente. I ragazzi sono usciti da un tour de force, tra l'altro dopo anche i richiami fatti anche a dicembre, quindi bisogna anche lavorare sulla parte atletica per smaltire un po' il lavoro che i ragazzi hanno fatto e soprattutto dobbiamo lavorare tatticamente. Nel primo tempo, quando la squadra più assomigliava alla mia, chiaramente siamo stati padroni del campo. Poi nel secondo tempo abbiamo un po' incominciato a buttare la palla, quello che noi non dobbiamo mai fare. E quindi lì chiaramente diminuivano le energie nervose e fisiche e andavamo in difficoltà. Volevo dire questa vittoria la dedichiamo al papà di Alessio Morrione, che purtroppo è mancato ieri sera. Alessio Morrione è il nostro ultras, e questa vittoria la vogliamo dedicare a lui per la tragica vicenda. Grazie. Mister, è stato un crescendo per la sua squadra, che è partita malissimo concedendo l'occasione del gol dopo appena 48 secondi, poi sul finire di partita l'arrembaggio finale verso il gol tanto sperato ma che non è arrivato. Come analizza dal suo punto di vista la partita? No, non siamo partiti male, abbiamo sbagliato due episodi, il mio terzino che sbaglia la palla invece di inviarla un po' più lontano la mette lì, poi su rigore... Il rigore ci sta, non ci sta, non lo so, neanche l'ho visto poi. E poi il terzo gol è stato bravo su un calcio d'angolo, una ribattuta, ha fatto gol. Mi sembra Rosella, un bel tiro, anche se lì eravamo messi bene, poi è passata in mezzo a tanti. Poi noi, il problema è che noi non molliamo mai, l'abbiamo dimostrato e lo dimostreremo ancora. Non siamo venuti qua per vincere contro il Mazzara, ma per fare la nostra partita. E penso che tutto il secondo tempo abbiamo dimostrato che potevamo fare anche qualcosina in più, qualche gol, il pareggio poteva anche nascere, a detta di tutti. Poi non so, io ho visto una partita dove i miei nel secondo tempo non abbiamo rischiato nulla. Il Monreale non molla mai, eppure ho avuto come la sensazione che le sostituzioni siano state operate però per tirare fuori dal campo qualche giocatore che forse aveva tirato i remi in barca con un po' troppo anticipo, rimpiazzandoli con dei giovanissimi che forse in quanto a grinta avevano qualcosina in più. No, le sostituzioni sono dovute a fattori disciplinari. Con me non si parla. Io vado, lavori 3-0, non mi interessa, dobbiamo lavorare. Prendo 6 gol, ci andiamo al campo con 6 gol, ma dobbiamo lavorare. Chi tira e rima in barca non va bene. Esce un 98, entra un 2001, mediano, play. Esce un 97, entro un 99. Non è che abbiamo cambiato giovane per vecchio, vecchio per giovane, giovane per giovane. Che se vai a vedere la difesa, abbiamo 95, 96, 97, 2000.